Leonardo da Vinci, in cui lui prende elementi della vita
un scopritore di qualcosa che non c'era, perché Leonardo è stato anche un grande, no, inventore, ma anche un appassionato di vino, perché i suoi due figli hanno scosso questa passione di Leonardo, che poi la andrete anche a cercare se volete, hanno scosso un calice che era inconoscibile nell'immaginario provato, nell'immaginario comune al Santo Graal, proprio perché a lui piace insegnare anche all'interno di ciò, per queste particolarità, questi simboli, questi oggetti che vanno poi a sostituire anche, nel caso per esempio anche dell'opera di Freud, vanno a sostituire anche poi la Felice, perché ricostruzioni è così, non si chiama etnografie le opere in cui compone, ricompone l'immagine dei protagonisti, dei suoi protagonisti. Poi, siccome non è sufficiente inventare un solo termine, allora ne hanno inventati altri, quindi ci sono le disfografie, quando prende un oggetto e lo ripete, dando vita a un'opera, perché è un lato, che sono un paio di lati, di attori, e poi ancora le disfografie, termini che non esistono nel vocabolario, però se li dobbiamo accettare perché li abbiamo visto così, le prendiamo a fotografie sono parti, ecco, sono per esempio queste, realizzate per il di cuore, sono parti di quell'opera lì, dell'opera della fotografia, che possono diventare opere singole, protagoniste assunte a loro volta. E, quindi le opere di fotografia necessitano questa emozione cromatica, necessitano questa curiosità, perché mettendo un mondo all'interno del mondo, si ha la sensazione di dover avvicinare ogni tappello che passa un po', lui non ha chiamato un tappello, ma questo è solo per dare una definizione conoscibile, ogni tappello rappresenta un'altra opera, perché si va proprio a, come dire, a zoomare all'interno e si sveglia un altro modo. Quindi sono queste piccole opere nell'opera, spesso, perché tutti avete anche sempre per intendere la tecnica dei musici di ruolo e che conducono a musicisti, se si può dire, non so, perché se tutto questo non penso anche io, e quindi si dà vita a tutto questo film, questo film che scorre, come scorre, questo film assieme. Che però affascina proprio per quella sensazione di dover andare a scoprire. Qui abbiamo l'opera dedicata a Paolo Calabresi, per esempio, questa è l'opera di un tarologo che ha scelto il mantolo del manto, la carta del manto, per andare a inserire dentro al suo interno tutti i momenti importanti della sua vita. Quindi, della sua vita personale, della sua vita di studio, della sua vita di studio, di suoi progetti, no? Nella sua vita, le parti importanti della sua vita. Scusate, non mi hanno distratta. Quindi, importantissimo questo mondo da scoprire tanto appunto le trasmutografie, che noi fa diventare delle opere pop, perché la gamma cromatica di fotografie alla fine non si sono colori, non colori, sono forme colorate, come vediamo a definire noi, perché la forma, tutto il colore che voi vedete viene da una forma fotografata, ripresa, osservata, magari per strada, andando in giro, vedo una natura, vedo un frutto colorato, lui lo fotografa e poi lo utilizza trasformandolo in colore. Ed è questo che rende unico le mie opere, perché è una tecnica figurativa, una tecnica sua, inventata da lui come le parole, le storie, ed è affascinante proprio perché fa scoprire questo mondo
ricco ascoltatore e emanatore di emozioni, chiamiamolo così, perché in fondo è questo che è, cioè, ti emoziona, c'è energia, c'è emozione e c'è l'unicità, che poi è questo che rende un'artista un'artista, no? L'unicità. Quindi, penso di aver detto tutto, penso che io mi debba lasciare ad andare a respirare queste ore, e ho una cosa che devo dirla. Il mio psicoterapista sta facendo un percorso molto interessante, perché non solo ha l'attivo molte mostre in Italia, per dire dove dovrebbero, perché non me ne ricordo più, sono a Roma, Mantova, Venezia, Bologna, Milano, Teramo, San Gimitano, Parma, Udine, e anche all'estero ha il suo stabilito a Copenaghen, a Vienna, a Lisbona, ha partecipato una sera a Dubai e una in Romagna, parteciperà a una mostra a Shanghai l'anno prossimo, che la Cina aprirà, vediamo. E poi è appena tornato da Egela in Norvegia, e a fine novembre sarà a Bruxelles. Quindi il suo è un percorso in crescita, è un percorso che mi sta dando delle soddisfazioni, perché l'educazione inizialmente è un po' di silenzio, questa condizione nuova, no? Invece piano piano lui sta entrando e sta portando il suo mondo a essere conosciuto e a essere apprezzato, che poi è un mondo suo, ma soprattutto è una connessione, un'interazione costante con il mondo della persona, non solo la persona nota, ma qualsiasi persona. E questo lo rende un artista, diciamo, particolare, perché l'artista poi è iniziato a parlare delle cose, no, interagisce, si mette in contatto e interpreta. Quindi io, che dire, diamo tutto qui per passare un saluto e poi li lasciamo al Brindisi, al Brindisi. Io ringrazio le parole come un artista nuovo per creare una melodia. Quindi, avete tutto della mia mostra. Io sono avuto un percorso che è sempre stato legato all'immagine, sempre legato alla colore, alla semplicità, al movimento e alla semplicità. E adesso lascio che le note parlano da sé, perché non dirò più nulla, parlate lei, è stata bravissima. Vi ringrazio di essere qui. Se vi piace, ovviamente non si dice che vi ascoltate, se vi piace, dite un giro, se non vi piace, ma sicuramente vi piacerà. E non l'abbiamo mai avuto con noi. Bravo. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.